oggi parliamo della glicemia alta dopo lo sport. Perché accade? Ma prima, io come ti ho detto mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina e ho il diabete tipo 1 da 16 anni e mezzo. Ho corso per il team Novo Nordisk, una scuola di professionisti interamente diabetici. Se vuoi capire perché questo succede, continua il video. Questo sarà il primo riassunto, questo perché la materia è vasta, specialmente quella biochimica, e il rilascio di glicogeno è dovuto a una serie di cause, e io ti dico in questo momento solo la teoria. Se vuoi sapere più nello specifico il perché nel concreto, guarda gli altri video che sono trovi sul canale, ti lascio la playlist qui nelle schede. Ora veniamo al perché succede. Innanzitutto cerchiamo di capire perché la glicemia si alza. La glicemia si alza perché il fegato rilascia glicogeno. Perché il fegato deve rilasciare glicogeno? Il fegato rilascia glicogeno in quelle situazioni in cui si trova a dover sopperire a una mancanza di energia. Ti faccio un esempio. Noi siamo con la glicemia giusta, dobbiamo fare sollevamento peso. Sollevamento peso è un'attività anaerobica che richiede tanta energia in un brevissimo lasso di tempo. Facendo così, il nostro corpo richiede energia, la quantità di energia che non è sufficiente che abbiamo, il fegato rilascia glicogeno, non avendo l'insulina poi che va a bilanciare la quantità di zucchero che è stata immessa nel sangue, la glicemia si alza. A questo punto tu mi potresti dire, ma lo sport dovrebbe abbassarla, no? Non sappiamo questo, noi come... Questa è una delle prime robe che ti viene detto in quanto diabetico. Ti viene detto che devi ridurre gli zuccheri, che devi seguire una dieta e che devi fare attività fisica. Verissimo, però questo avviene specialmente in attività aerobica. In attività anaerobica sono tutte quelle attività che il nostro organismo ha bisogno di tanta energia per compiere un'azione in poco tempo, che sia un sollevamento pesi, che siano 100 metri, che siano 50 metri di nuoto o schiena libero. Tutte queste categorie poi portano all'aumento poi della tua glicemia. Questo perché sono tutte attività molto immediate, ad esempio anche la box. Okay? La box è vero che è molto stancante, ma non è uno sport prettamente aerobico, perché già se tirare il pugno è una cosa molto veloce, molto immediata, che richiede molta energia, soprattutto nel lungo andare, e quindi la glicemia poi non viene consumata. La glicemia perché non scende? La glicemia non scende perché compie tutti questi movimenti veloci, serve comunque energia. Inoltre la glicemia non può scendere perché viene continuamente buttato fuori glicogeno nel caso di un continuo di attività fisica, oppure non si fa un'attività aerobica, cioè non si permette al corpo di consumare energia ma una quantità più bassa in modo regolare e costante, cosa che il nostro corpo predilige sempre, permettendo quindi alla glicemia di scendere. Ti faccio un esempio. Io facevo ciclismo, come detto, ho corso nel team Novo Nordisk. Facciamo ciclismo, ti capita allenamenti di 2, 3, 4, a volte anche 5 ore, pur non essendo professionista, e quindi questo ti porta a stare tante ore senza essere mai al massimo, perché ovviamente non riusciresti a reggere per 5 ore, ma essere sempre a un livello medio-alto. Questo livello medio-alto, che chiamerò medio o Z3 per chi fa allenamento specifici, cioè è la fascia in cui sei più o meno circa 70-75% di tue capacità fisiche. Quindi questa fase tra il 70-75% è quasi il limite della soglia aerobica, di solito si ha intorno all'80%, ma poi varia da persona a persona, combattiti, watt, cambia tutto. Quello che conta è che se si supera questa soglia, poi la quantità di ossigeno nel nostro corpo non è più sufficiente a permettere di ricavare energia. Se non si ricava più energia tramite l'ossigeno, si trattano di vie anaerobiche. Le vie anaerobiche sono ad esempio il rilascio di glicogeno o la produzione di acido lattico. Altri fattori che possono contribuire in una situazione di sport ad alzare la glicemia sono lo stress per una gara, l'adrenalina e l'ansia. Ho parlato di diabete e nervosismo in un altro video che ti consiglio di andare a vedere, anche perché secondo me è molto interessante. Comunque ti faccio un altro esempio, sempre a spese mie, dovevo fare un cambiamento italiano, mi stavo tra virgolette cagando sotto e ho perso il cambiamento italiano, cioè sono arrivati terzi mentre dovevamo vincere, eravamo i miei favoriti. Questo perché io ero molto ansioso di questa cosa, ero molto stressato e ho finito la gara che avevo 340. E tra virgolette non ho mai finito gare in cui ci fossero salite da fare, quindi arrivava un momento in cui si andava oltre la soglia aerobica con la glicemia giusta, mai successo. Ora io spero di averti risposto alla tua domanda. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti e commenti. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema diabete, sport, università, medicina. Io ti saluto.